Buongiornissimo a tutti quanti. Allora, rieccovi tornata con un nuovo video. La location è cambiata perché, se non lo sapete, andate a vedere i miei vecchi video. Comunque sia, mi sono trasferita. E scusatemi la location un po' così, però volevo approfittare della luce naturale invece di mettere sempre la ring light. Praticamente noi abbiamo due porte finestra che danno un sacco di luce. E volevo lo sfondo dell'alberello perché finché appunto lo teniamo era carino come sfondo. Mi sono messa qua per terra col tavolino, col treppiedi. C'è dietro qua il ghetto. E niente, sono qua con la mia tisanozza per fare il video Q&A a tema infermieristico. Ho visto che comunque all'interno del canale il primo che avevo fatto vi era interessato parecchio e quindi ho detto, sai cosa? Rifaccio un box delle domande su Instagram, così almeno rispondo un po' alle vostre domande, curiosità riguardante la facoltà, riguardante la professione. Vi consiglio vivamente di andare a seguirmi su Instagram. Io mi chiamo sempre Beauty Nurse Pills. Domanda numero 1. Vado veramente random. Come hai scelto l'argomento e scritto poi la tesi? L'argomento l'ho scelto perché a novembre 2019 ero andata praticamente in questo tirocinio che era in ambito salute mentale ed era in una comunità psichiatrica in cui fondamentalmente c'era stato, prima che io iniziassi il mio tirocinio, un episodio di violenza su un operatore sanitario. Da lì in poi, appunto, mi sono interessata di questa cosa, volevo vedere un po' un attimino sia dal punto di vista del paziente, della persona, sia dal punto di vista anche dell'operatore, come si svolgessero un po' le cose nel post violenza, no? Niente, incuriosita da questa cosa, ho chiesto insomma ai tempi alla mia assistente di tirocinio del tempo un'idea, cioè per appunto un ipotetico elaborato, perché io non ho fatto una tesi sperimentale, ho fatto una revisione della letteratura o ricerca bibliografica, insomma, chiamiamola come vogliamo. L'argomento appunto della mia tesi è venuto da lì e quindi niente, appunto, con il relatore proprio nell'ambito specifico siamo andati a poi a sviluppare, appunto, a fare un lavoro che sostanzialmente l'idea ce l'avevo già da novembre-dicembre, però poi l'ho sviluppata effettivamente a giugno. Come ho scritto la tesi, cioè non posso dirvelo in questo video. L'aiuto del tuo relatore e stando lì a leggere articoli su articoli su articoli su articoli e poi piano piano stilare bozze e mandare sempre al relatore e il relatore te lo ricorreggeva, tu riscrivevi di nuovo, se andava bene andavi avanti con i vari argomenti, altrimenti dovevi ricominciare tutto da capo. Questo è più o meno a grandi linee l'iter di un elaborato. Cosa ti ha spinto a rimanere all'infermieristica? Anche io faccio infermieristica, ma vorrei entrare a medicina. Chi mi conosce da tanto tempo, chi mi segue da tanto tempo, sapeva benissimo che ovviamente la mia prima scelta 3 anni fa, anche più di 3 anni fa, facciamo anche 6-7 anni fa, era di entrare a medicina. Ho provato il test svariate volte, non passandolo. Mi sono iscritta a biologia, ho voluto cambiare perché comunque cioè era effettivamente una facoltà di ripiego nel mio caso. 3 anni fa, insieme al test di infermieristica, che avevo fatto anche quello di medicina, ho passato quello di infermieristica, non ho passato quello di medicina, quindi ho detto entro qua dentro e mi butto perché io comunque volevo lavorare nell'ambito medico-sanitario. Cosa mi ha spinto a rimanere ad infermieristica? In realtà è stato poi il primo approccio al primo tirocinio del primo anno in cui io penso di aver avuto una mentore fantastica. Noi abbiamo ancora rapporti adesso anche con gli altri ragazzi. Lei è stata una mamma per noi, ok? E è una persona che io tantissimo dal punto di vista professionale, dal punto di vista personale, cioè al di là appunto del tirocinio in sé, si è creato proprio un rapporto bellissimo. Io anche quando avevo problemi le scrivevo, una volta mi ricordo benissimo che al secondo anno avevo avuto determinati problemi in un tirocinio, ero andata addirittura in reparto da lei e a parlarne tutto, cioè lei è veramente favolosa e lei mi ha trasmesso l'amore per questa professione e devo essere sincera, cioè sono stata fortunata perché mi è piaciuto e quindi non ho più voluto cercare altro. Al fine di trovare lavoro, il voto di laurea quanto conta? Allora, magari forse per il primo lavoro potrebbero guardarlo e ci sta. Però vi dico, io non sono uscita con 110 lode, ma devo dire che ho ricevuto proposte ancora tuttora, nonostante io abbia già accettato un'altra proposta, nonostante abbia lasciato comunque un precedente lavoro. Io non sono uscita con un voto altissimo, non ha influenzato, cioè nel mio caso non ha influenzato perché addirittura, cioè ancora tutt'oggi, io continuo a ricevere almeno una volta al giorno durante la settimana chiamate di lavoro. Quindi onestamente non vi so dire quanto influenzi o meno, forse anche un po' il periodo particolare
della pandemia. Come si riesce a gestire lo studio durante il tirocinio? Un abbraccio. Il fatto di gestire, soprattutto il secondo anno, perché ci sono delle materie abbastanza pesanti, il segreto è di cercare di sfruttare qualsiasi buco. Cioè, lo so che è terribile studiare quando fate notte, smonto e riposo. Durante la notte in tirocinio, se magari c'erano periodi morti, io studiavo. Allo smonto, la mattina ovviamente dormivo, ma al pomeriggio, se dovevo studiare, studiavo. Durante il mio giorno di riposo, sì, è vero, dormivo, perché alla fine il sonno era quello che mi era la cosa che mi mancava principalmente. Studiavo, non so come dirvi, cercavo di sfruttare veramente qualsiasi momento, la pausa pranzo, quel momento in cui magari normalmente guarderesti la TV, ma io mi mettevo subito a studiare dopo pranzo. Quei piccoli momenti, datevi, che vi leva tanto, 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 tanto tempo per il ripasso prima dell'esame. Non c'è nessun segreto, si devono fare dei sacrifici, si devono fare delle scelte, perciò o scegliete di andarvene a zonzo con gli amici o rimanete in casa e studiate. Non c'è molta scelta, o uno o l'altro, insomma. Credi che il fuoricorso possa influenzare l'assunzione pubblica-privata? Un bacione in bocca al lupo. Allora, nel pubblico non lo so, anche perché non ho propriamente intenzione di entrare nel pubblico. Ero entrata nel privato, entrerò nel privato per adesso, perché voi sapete che comunque sia, a me in un futuro piacerebbe lavorare un po' come lavora Marco, insomma, perché lui è libero professionista, un po' come Jennifer, che voi comunque sul web la conoscete, insomma, ecco, infermiera Jay, sia su Instagram che su YouTube. Che il fuoricorso possa influenzare, non lo so, questo non ve lo so dire. Conosco persone che hanno trovato subito lavoro anche se erano fuori corso, altre magari non subito, ma altre veramente, non dico nel giro di una settimana dalla laurea, ma praticamente quasi. In realtà può influire? Sì, perché magari ad un colloquio te lo possono chiedere se eri fuori corso. Però secondo me neanche più di tanto. Ad un concorso per il pubblico, questo non ve lo so dire. Consigli su come trovare lavoro dopo la laurea. Se non mi sbaglio ve l'avevo già detto, forse nel precedente Q&A, la prima cosa che ho fatto è stato sistemare il mio curriculum. Poi ho iniziato a mandarlo ovunque. Per ovunque, non sto scherzando, ovunque. Cioè ne mandavo almeno una ventina al giorno. In che reparti hai fatto tirocinio? Allora, ho fatto al primo anno cardiologia, cure intermedie / riabilitazione, medicina interna, ginecologia chirurgica, malattie infettive, bellissimo tirocinio veramente. Ho fatto appunto la comunità ad alta assistenza psichiatrica, pediatria e terapia intensiva neurochirurgica / subintensiva neurochirurgica. Cioè io formalmente ero in subintensiva neurochirurgica, che si presuppone che i pazienti siano meno complessi, però poi alla fine finivo sempre in terapia intensiva neurochirurgica. Vabbè. Consigli su come affrontare il primo anno, soprattutto con la didattica a distanza. Affrontare il primo anno, cosa che dico sempre, ovvero l'organizzazione e la costanza, cioè proprio il sacrificare comunque le sere, i weekend a studiare. Questo è quello che voi dovete fare per questi 3 anni, non c'è niente da fare. Potete anche svagare, io non sto dicendo che non possiate svagarvi, cioè io in questi 3 anni ho viaggiato un sacco, comunque sia, mi sono presa il mio tempo eccetera. Purtroppo ho dovuto ridurre tante cose per lo studio, assolutamente, e ovviamente l'organizzazione. Cioè questa è proprio l'ABC del come affrontare l'infermieristica in generale. Allora, per quanto riguarda la didattica a distanza, in realtà nella mia università c'è sempre stata, per noi non è mai stata una novità, perché appunto noi abbiamo anche delle sedi remote, le sedi remote hanno sempre seguito a distanza, ecco. Quindi diciamo che i problemi tecnici, cose del genere, noi li abbiamo sempre avuti, non è mai stata una novità per noi questa. C'è da dire che io stavo nella sede dove c'era il professore fisico e non stavo nella sede remota, diciamo così, quindi non vi so dire come sia da remoto. Comunque, come didattica a distanza avevamo appunto la possibilità di entrare dentro questo sito e poi di riascoltarci sempre le lezioni, a meno che non fossero frontali e non registrate. Quelle frontali un po' le registravo per registratore, cioè quelle appunto registrate che mettevano poi sul sito direttamente tutta la lezione, io l'ho sempre riascoltato, sempre fatto così. Ci si perde magari in casa ad ascoltare tutto, però bisogna sempre sfruttare il tempo. Per
perché altrimenti si rimane troppo indietro. Quello che consiglio è veramente di non cercare di rimanere indietro con le lezioni, perché magari uno può pensare sì vabbè ma tanto ce le ho registrate, però poi ascoltatevi voi durante le feste natalizie 36 ore di lezione. Consigli sulla prima sessione d'esami del primo anno. Allora, contando che noi in generale di infermieristica abbiamo pochissimi appelli, non è che si possono chiamare vere e proprie sessioni, perché magari la sessione ti dura una settimana, due settimane, neanche più di tanto, insomma. Il mio consiglio spassionato è di dare più esami possibili, anche tutti insieme, se proprio è necessario. Il concetto di lavoro in equipe insegnato in università si discosta dalla realtà lavorativa? Dipende, secondo me dipende, cioè dipende da dove si lavora, da com'è il reparto, da com'è effettivamente l'equipe. Libri per test ingresso. Io non ricordo se sia ancora pubblico quel video che avevo fatto riguardante il test ingresso, ma tanto comunque lo rifarò prossimamente, insomma. E i libri che vi consiglio tantissimo, vabbè, a parte gli Alpha Test, perché sono la base, ovviamente prendete quelli più aggiornati, ma se ne avete anche vecchi del 2017-2018, chi se ne frega, cioè. Però i libri che io ho utilizzato principalmente oltre ad Alpha Test sono stati i libri di Test Busters, un corso che io ho fatto di preparazione per appunto il test d'ingresso, principalmente per medicina, perché io ho fatto il corso per medicina. Vorrei iniziare a studiare infermieristica in bicocca, lo consiglieresti? Com'è l'organizzazione? Personalmente ho deciso che non citerò l'università, quindi purtroppo, cioè, se ti va, fammi questa domanda in privato e io ti posso rispondere, però pubblicamente non mi sento di rispondere, assolutamente no. Accessori o gadget da avere in tirocinio? Oddio, accessori e gadget. Io vi rimando al mio video del cosa c'è nelle mie tasche e cosa c'è nella mia borsa da tirocinio, che ho filmato, se non mi sbaglio, prima di laurearmi, una cosa del genere. Così almeno lì vedete proprio anche la disposizione dei miei accessori proprio sulla divisa. Vi consiglio vivamente di andare a vedere quel video, perché lì lo spiego molto meglio. A quale ambito infermieristico sei più interessata? Sicuramente l'ambito pediatrico. Però ovviamente, cioè, sono aperta a tutto, assolutamente, però se dovessi scegliere assolutamente l'ambito pediatrico. Ecco, questa è una domanda molto interessante che ci tenevo comunque a dirvi, perché vi voglio rimandare a determinate pagine. Ci spieghi il punto di vista sul vaccino? Magari riesce a convincere qualche persona diffidente o che ha paura, perché ho notato un sacco di ignoranza. Per quanto riguarda il vaccino, per quanto riguarda la mutazione del virus, tutti questi argomenti qua, io vi rimando uno al video di Giulia, di About Giulia, della mia amica Giulia, che lei ha fatto comunque un video riguardante, dato che lei comunque è medico in UK, è molto più aggiornata di tutti noi e veramente parla all'interno di quel video in una maniera molto semplice e comprensibile anche per chi non studia medicina infermieristica o comunque per chi non è di questo campo. Altre storie invece nel canale di Matteo, il marito della Rotten, della Valentina, vi lascio anche lì il link di tutte le sue storie riguardante all'argomento Novax, all'argomento vaccino, perché lui spiega veramente in maniera elementare, molto precisa, come funziona, insomma, tutto questo vaccino, cosa c'è dentro questo vaccino, citando fonti e studi. Quindi è inutile che io mi metta di nuovo a parlare di questa cosa, dato che comunque sia tanti altri hanno già parlato di questo argomento. La cosa che io vi consiglio è andate ad informarvi su fonti effettivamente accertate, o piuttosto seguite persone che comunque sanno di cosa parlano. Matteo è un medico che lavora in Svizzera, se non mi sbaglio, uno specializzando, è molto molto preparato sull'argomento, perché comunque sia ha reso davvero un argomento molto complicato, cioè spiegato come a dei bambini delle elementari, davvero, cioè tanto di cappello, chapeau. E quindi vi consiglio vivamente di andare a vedere le sue storie e il video di Giulia. Ok, ho cercato di racimolare più domande possibili, secondo me questo video è venuto non lungo ma di più, ma spero tantissimo di essere stata esaustiva. Io spero tantissimo che il video vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo sicuramente al prossimo video e io vi mando un bacione gigante. Buon inizio anno e buon anno, che ancora non ve l'avevo detto, mi sa, perché questo qui è praticamente il primo video che effettivamente registro statico così per il 2021, quindi speriamo che sia un anno insomma ricco per tutti quanti, in tutti i sensi davvero.
forse ci siamo. Boh. Questo lo leviamo perché sennò poi non mi ammazza. Mi piace, no, però.